Buon pomeriggio a tutti. Sono tornata da lavoro, oggi ho fatto la mattina. Incomincio il mio pomeriggio con la preparazione della pizza che mangiamo stasera. Poi vado a rifare il letto che non ho fatto stamattina perché l'avevo lasciato un po' in aria perché la copertina che avevo comprato. Non so se l'avete visto, uno short, ho comprato una copertina e praticamente l'ho messa a rovescio. Allora ne approfitto, rifaccio il letto e rimetto la copertina a modo, ecco, perché il pelo va messo sotto. Parlando con i miei colleghi mi sono accorta che ho sbagliato, ecco. Le giornate non sono bellissime, ho incominciato anche un po' a spioviginare. Comunque è venuto freddo tutto in un colpo e non mi ero neanche preparata. Infatti dopo andrò a prendere alcune cose su un solaio di Andrea, tipo i smanicati, che avevo smanicati ancora tutti estivi. E vado a recuperare quello in più invernale, ecco. Poi sono andata a prendere anche le mie piante perché è venuto troppo freddo per le piante. E niente, li metto in casa. Poi ho recuperato anche altri vestiti di Andrea che erano sempre su un solaio, che sono tutte le cose del lavoro, ecco. E li metto tutti a posto. Poi lavo anche sotto i vasi perché erano tutti sporchi e visto che i miei vasi sono fatti a mano e si sporcano, ecco, e allora non voglio sporcare. Allora lavo tutto e dopo ho recuperato anche i miei vasi e li metto tutto a posto, ecco. Poi torno in cucina, metto un po'
po' a modo le cose, tipo la farina che avevo finito, riempio il vaso della farina che così sarà già pronta per il prossimo uso. Poi lavo anche il vaso che ho in ingresso, dove ci sono le chiavi. Sì, tengo le chiavi della macchina, le chiavi di casa, ecco. Allora ogni tanto lo lavo semplicemente con un po' di detersivo per i piatti, con la spugnetta e basta. Poi lavo anche tutti i piatti che avevo usato per la pizza. Thank you.
secondo me bisogna lavare sempre tutto sul momento quando usiamo una cosa, che così non accumuliamo. Si fa prima, si fa più fatica, però si fa prima.
Ogni tanto pulisco anche le cose che non si puliscono tutti i giorni, ecco. Secondo me, se puliamo una cosa ogni tanto, non accumuliamo, non dobbiamo diventare matte, ecco, pulire tutto in un colpo. Ogni tanto pulisco bene a modo anche lavandino, quello in cucina con via cal. E lo faccio ogni tanto, non faccio spesso. E si pulisce molto bene, non so se avete mai provato, ma l'ho provato e funziona benissimo, ecco.
Poi torno in bagno a mettere a posto il casino che ho fatto, c'è rimasto tutto da terra, delle piante, e lavo la mia vasca, ecco. Poi è arrivata ora anche di cena, finisco la preparazione della pizza e niente, ogni tanto mi sembra di essere un criceto che fa sempre le stesse cose, no? Pulisce da una parte e deve ripulire dall'altra, ecco, è sempre così.
ecco, di nuovo ripulisco quello che ho sporcato, ecco. Poi stamattina l'avevo fatto partire anche la lavastoviglie. Nel frattempo che si cuoce la pizza, finisco di svuotarla. Poi asciugo la lavastoviglie, però mi sono accorta che alcuni pezzi la lavastoviglie è un po' sporca, allora ci do un po' con acido citrico e con la spugnetta e pulisco un po'. Ed ecco, è arrivata ora anche di cena. Faccio sempre due teglie perché così mangiamo anche domani a merenda o un po' anche per pranzo, quello che rimane. Niente ragazzi, spero che vi ho fatto un po' di compagnia, che il video vi è piaciuto e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti.